Sono sicura che un giorno o l'altro ti ricorderai di me, Kaito. Seira! Riuscirò a recuperare tutti i frammenti di luce della tua anima, te lo prometto. Problemi di cuore. Tutto bene? Non ti stai annoiando, spero. Ma figurati, niente affatto. Non mi stancherei mai di guardare il mare. E poi c'è la temperatura ideale per una gita in barca. Sì, hai ragione. Senti, che ne diresti di pranzare? Perfetto, stavo solo aspettando che tu me lo chiedessi, sono affamata. Ho già pensato a tutto. Voilà, polpette di riso al formaggio. Le hai preparate tu? Sì, me la cavo in cucina. Magari non sono belle a vedersi, ma sono commestibili, giuro. Ne assaggerò una molto volentieri, assumendomene i rischi. Una delizia! Caspita, tu riesci sempre a stupirmi, lo sai! Dici sul serio? Beh, grazie. Sai, Irina, forse ho sbagliato ad invitarti sulla mia barca. Perché dici questo? Beh, una volta mi hai detto di non saper nuotare, magari hai paura. No, stai tranquillo, mai stata meglio, davvero. Comunque è strano. Sei brava in tutti gli sport, sei tenace e anche molto coraggiosa, eppure non vuoi imparare a nuotare. Ecco, quando ero piccola ho rischiato di annegare e da quel giorno non ho più avuto il coraggio di tuffarmi in acqua. Oh. Ecco, ha di nuovo quello sguardo assente e lontano. Senti, Masahiro. Dimmi la verità, sei venuta qui per dirmi che non hai più intenzione di vedermi. Cosa? Ultimamente ho notato che spesso hai un'espressione triste e distaccata. Quel tuo sguardo a volte mi preoccupa. Ho paura di perderti, Irina. Ho la sensazione che da un momento all'altro tu possa sparire. Ho indovinato. Irina. Sei avvisata. Non dare niente per scontato qui dentro. In che senso? Prendiamo questa sfera, ad esempio. Non è quello che sembra, difficile da usare. Mi fai vedere come funziona? Non mi sembra il momento di mettersi a giocare. Dammi quella roba, forza! Che volo, che volo, che volo, che volo! Guarda che Mikeru l'ha data a me. Ridammela o vado a raccontargli un paio di cosette sul tuo conto. È chiaro il concetto? Per me ti stai sopravvalutando e ti dai un sacco di aria. Chiudi la bocca e dammi la sfera. Oh, che paura! Finalmente! Grazie a questa meraviglia, stavolta le principesse sirene faranno una bruttissima fine. Questo è poco ma sicuro. Te l'ho detto che ti sopravvaluti. Ti sei stancata? Per niente. Anzi, sto benissimo. Ti accompagno fino a casa. Oh, grazie. Sei molto gentile. Forse avremmo dovuto prendere la mia moto. Tu abiti lontano da qui. Beh, sì, però saremmo arrivati a destinazione troppo in fretta. Oh. Io invece ho voglia di restare ancora un po' con te. Dici davvero? Papà, mi sono divertita tanto, tanto, tanto. Mi piacciono i bambini. Chissà se anche noi un giorno riusciremo ad avere una bella famiglia felice. Ma che cosa dici? Per noi non c'è nessun futuro. Eh? Io non capisco. Senti, smettiamola di prenderci in giro. Credevo fosse possibile stare insieme a te senza fare progetti a lunga scadenza. Ma adesso ho capito che i nostri sentimenti stanno crescendo. Cosa ti prende ora? Che ti succede, Irina? Mi rincresce molto, ma è meglio che non ci vediamo più. Cosa? Non è possibile. Mi dispiace. No, aspetta, Irina, parliamone insieme almeno. Non puoi andartene via così. Scusa, ma non saprei cosa dirti. Non mi aspetto che tu mi capisca. Comunque non c'è niente che possa farmi cambiare idea. Addio, Masahiro. Non andartene. Dunque, vediamo come sarà il futuro per Masahiro e per la nostra Irina. Sono a casa. Ciao, bentornata, tutto bene? Racconta, com'è andata la giornata? Dove ti ha portato il tuo bel cavaliere? Al mare, sulla sua barca. Davvero? Accidenti!
Sei fortunata, quel ragazzo ti tratta come una regina. Sapessi quanto ti invidio, beata te. Ah, non finiscila per cortesia. Sai che poi Rina si imbarazza quando fai certe scene. Cerca di controllarti. Ok, allora facciamo un patto. La prossima volta che ti porto sulla barca invitati anche me. Allora ci stai? Non ci sarà una prossima volta. Ho detto a Masahiro che tra noi è finita. Che cosa? Ma perché? Avete litigato? Rina, che cosa è successo? Scusate, sono stanca, vado a letto. Buonanotte. Va bene. A domani. Non riesco proprio a capire. Stamattina era così contenta. Può darsi che sia un po' confusa perché non sa cosa l'aspetta in futuro. La capisco. Ma per quale motivo farlo soffrire così? Un giorno dovremo lasciarli per tornare in mare. Non c'è concesso di innamorarci. Sì, lo so, ma non doveva piantarlo in asso con tanto anticipo. Se ne pentirà amaramente. Guarda che non si trovano dietro l'angolo proprietari di yacht. No, aspetta un attimo. Credo che il problema sia un altro adesso, non ti pare? Perdonami. Masahiro. Aspetta, volevo solo dirti che io amo questo posto. E speravo... Ecco, mi piacerebbe tanto poterlo condividere con te. Per la verità, questo è anche il mio posto preferito, sai? Eh? Sono contenta che abbiamo questa passione comune. È bello, non trovi? È grandioso. Un giorno o l'altro dovrò lasciare questa città per tornare nell'oceano. Il destino ha voluto che io fossi una delle 7 principesse sirene. Mi dispiace. E pur conoscendo i miei doveri, ho commesso il grosso sbaglio di innamorarmi. Sapevo che iniziare una storia con un essere umano avrebbe causato solamente dolore. Anche lui ora sta soffrendo. Lasciarlo era l'unica cosa che potessi fare. L'iscrizione è gratuita. Venite a conoscere il vostro mito. Ecco qua, tieni. Grazie. I posti sono limitati. Evento eccezionale. Gli idoli dei teenager incontrano i loro fan. Oh. È Masahiro. Ti disturbo? No, ciao Lucia. Vorrei parlare un attimo con te, posso sedermi? Ma sì, certo, accomodati. Ecco, Rina mi ha accennato qualcosa riguardo al vostro allontanamento. Sì, infatti. Ascolta, sono convinta che lei non voglia realmente smettere di vederti. Cosa? Ti assicuro che sei la persona più importante della sua vita in questo momento, mi devi credere. E allora perché si comporta in quel modo? Questo non posso dirtelo, ti chiedo scusa ma non posso proprio. Non importa, Lucia, ti capisco. Grazie lo stesso. Oh. Oh. Forza, sono la vostra padrone. Vi ordino di lavorare di più. Ehi, state battendo la fiacca. Volete darvi una mossa? Vi avverto, dolcezze, se non vi impegnate, vi trasformo in gustosi panini e vi mangio, chiaro? Vorrei sapere perché Lucia ci mette così tanto a fare la spesa. Come al solito si sarà fermata a guardare le vetrine dei negozi dimenticandosi di me. E sono anche preoccupata per Rina, non è uscita dalla sua stanza. Ah, eccoti finalmente. Ciao, Masahiro, ma che ci fai qui a quest'ora? Scusa il disturbo, ma devo parlare con Rina. Mi dispiace, non è ancora scesa per la colazione, quindi... Ma dove vai? Rina, lo so che sei lì dentro. Ti prego, apri. Oh no, è lui. Vattene via. Non ci penso nemmeno. Devo assolutamente parlarti adesso. Non c'è nulla da discutere. Ti ho già detto tutto ieri. Fammi un favore, torna a casa. Ho bisogno di una spiegazione. Credo di meritarmela. Non chiedo molto. Quante volte mi hai detto di essere felice con me e di volermi bene? Devo pensare che mi hai mentito. Niente affatto. Io non sono una bugiarda. Perfetto. Motivo in più per aprire questa porta. Ah.
Hai deciso di non vedermi più e io non ne capisco il motivo. Non so che ti stia succedendo, se hai un problema che ti assilla, ma sono pronto a seguirti in capo al mondo pur di starti vicino. Stai dicendo delle assurdità, te ne rendi conto? Sai bene che il tuo posto è qui, hai l'azienda di tuo padre da mandare avanti. Ma non capisci che non me ne importa niente? Rinuncerei a tutto per poter passare la mia vita insieme a te. Davvero lo faresti? Apprezzo molto le tue parole, ma ti ripeto che non c'è futuro per noi. Perché? Dimmelo. Non posso spiegarti i dettagli, ma sappi che un giorno dovremo comunque dirci addio. E non c'è nulla che possa fare per evitarlo. È il mio destino. È per questo che ho deciso di allontanarmi adesso. Insomma, prima smetteremo di vederci e meglio sarà. Sto cercando in ogni modo di soffrire il meno possibile. Il mio cuore è già a pezzi. Rina! Rina! Ma dove sarà finita? Comincio a preoccuparmi, l'ho cercata dappertutto. Hanon! Ah, sei tu? Che cosa ci fai qui? Non dovresti essere in hotel. Questa mattina è venuto da noi Masahiro perché voleva parlare con Rina. Hanno discusso per un po' in corridoio e poi sono usciti. Ma non vorrei che fosse successo qualcosa. Sono fuori da ore ormai. Ah, sta tranquilla. Comunque ti accompagno a cercarli, d'accordo? Non ricordavo che qui ci fosse un palazzetto per gli spettacoli. Che strano, nemmeno io l'ho mai visto. Aspetta, forse ho capito. Questa mattina mi hanno dato un volantino per strada. Diceva che oggi ci sarebbe stato un nuovo grande evento. Davvero? Non è che per caso ti riferisci a quello spettacolo in cui i ragazzi incontrano i loro idoli? Sì, esatto. Ascolta, che ne diresti se andassimo a dare un'occhiatina? Ah, non! Ero convinta che fossi preoccupata per Rin e Masahiro. Te ne sei già dimenticata, forse? Dai, non sarà la fine del mondo se restiamo qualche minuto. Ok, va bene. Sei sempre la solita. Non ho altra scelta. È la cosa migliore per entrambi. Ah? Ma guarda, non sapevo che qui ci fosse un palazzo per concerti. Sì! Ah, no, no, no! Sì! Ma che pizza! Fare! Lasciara che entri l'amore, vincere! Che si rivede? Non posso crederci. Che cosa si sarà messa in testa questa volta? Beh, io non lo so. È talmente strana che magari sta cantando per il puro piacere di farlo. Speriamo solo che non abbia secondi figli. Tra forza il mondo vedrà. Questa energia che c'è vi sorprenderà. Attenzione amici, ho paura che sia giunto il momento di darvi una brutta notizia. Sfortunatamente questo è l'ultimo concerto, non canterò mai più. E sapete perché? Perché ho intenzione di distruggere questo palazzetto e catturare le principesse sirene una volta per sempre. Che antipatica! Vai! Ragazzi, ecco a voi Alala, più radiosa che mai! Siete pronti per il vero spettacolo? Apri adesso il tuo cuore, lascia ora che entri l'amore. Vinceremo con la forza che nel mare troverai. C'è di sole che crea il colore del giorno che comincia già. Da dove viene quella luce? Lottiamo, nessuno ci sconfiggerà. Magica musica dentro di noi, la nostra forza è il mondo vedrà. Questa energia che c'è vi sorprenderà. Ragazzi, sono qui. Meno male. Mi spiegate che cosa sta succedendo? È stata Alala a fare questo disastro. Vinceremo con la forza che nel mare troverai.
Voce di perla blu! Voce di perla verde! Sapevo che sareste arrivate, principesse sirene. Questa volta il mio magnifico piano ha funzionato. Come hai osato mettere in pericolo la vita di tante persone solo per arrivare a noi? Ti daremo una bella lezione, vedrai. Aspettavi forse che noi saremmo rimaste in un angolo a guardare? Spegni quella sfera, muoviti! Vuoi dire questa? Oh, mi dispiace, ma una volta che si accende continua ad emettere luce finché non ha esaurito tutta la sua potente carica. Ragazzi che hanno partecipato al concerto sono tutti sani e salvi. Poteva andare molto peggio. Oh no! No, attento! Oh! Ah! Odairo! No, Rena! Irina, ma cosa... Sei stata tu a salvarmi, non è vero? Che cos'hai, Irina? Perché stai piangendo? È stato orribile. Per un attimo ho avuto paura di perderti per sempre. Adesso lo so, non posso stare senza di te. Va tutto bene. Scusami, io... Rina, non ti permetterò di andare via. Oh, Masahiro. Adesso stammi vicino, tienimi tra le braccia e dimmi che non mi lascerai mai, ti prego. Te lo giuro. Ti voglio bene. Sono Lucia, sono una sirena, può sembrare strana.
ricordavo che qui ci fosse un palazzetto per gli spettacoli. Che strano, nemmeno io l'ho mai visto. Aspetta, forse ho capito. Questa mattina mi hanno dato un volantino per strada. Diceva che oggi ci sarebbe stato un nuovo grande evento. Davvero? Non è che per caso ti riferisci a quello spettacolo in cui i ragazzi incontrano i loro idoli? Sì, esatto. Ascolta, che ne diresti se andassimo a dare un'occhiatina? Ah, non! Ero convinta che fossi preoccupata per Rin e Masahiro. Te ne sei già dimenticata, forse? Dai, non sarà la fine del mondo se restiamo qualche minuto. Ok, va bene. Sei sempre la solita. Non ho altra scelta. È la cosa migliore per entrambi. Ma guarda, non sapevo che qui ci fosse un palazzo per concerti. Sì! Oh, no! Che bellezza! Si rivede? Non posso crederci. Che cosa si sarà messa in testa questa volta? Beh, io non lo so. È talmente strana che magari sta cantando per il puro piacere di farlo. Speriamo solo che non abbia secondi figli. Tra forza il mondo vedrà. Questa energia che c'è vi sorprenderà. Attenzione amici, ho paura che sia giunto il momento di darvi una brutta notizia. Sfortunatamente questo è l'ultimo concerto, non canterò mai più. E sapete perché? Perché ho intenzione di distruggere questo palazzetto e catturare le principesse sirene una volta per sempre. Che antipatica! Vai! Ragazzi, ecco a voi Alala, più radiosa che mai! Siete pronti per il vero spettacolo? Apri adesso il tuo cuore. Lascia ora che entri l'amore. Vinceremo con la forza che nel mare troverai. C'è di sole che crea. Divertita tanto, tanto, tanto. Mi piacciono i bambini. Chissà se anche noi un giorno riusciremo ad avere una bella famiglia felice. Ma che cosa dici? Per noi non c'è nessun futuro. Io non capisco. Senti, smettiamola di prenderci in giro. Credevo fosse possibile stare insieme a te senza fare progetti a lunga scadenza. Ma adesso ho capito che i nostri sentimenti stanno crescendo. Cosa ti prende ora? Che ti succede, Rina? Mi rincresce molto, ma è meglio che non ci vediamo più. Cosa? Non è possibile. Mi dispiace. No, aspetta, Rina, parliamone insieme almeno. Non puoi andartene via così. Scusa, ma non saprei cosa dirti. Non mi aspetto che tu mi capisca. Comunque non c'è niente che possa farmi cambiare idea. Addio, Masahiro. Non andartene. Dunque, vediamo come sarà il futuro per Masahiro e per la nostra Rina. Sono a casa. Ciao, bentornata, tutto bene? Racconta, com'è andata la giornata? Dove ti ha portato il tuo bel cavaliere? Al mare, sulla sua barca. Davvero? Accidenti! Sei fortunata, quel ragazzo ti tratta come una regina. Sapessi quanto ti invidio, beata te. Ah, non finiscila per cortesia. Sai che poi Rina si imbarazza quando fai certe scene. Cerca di controllare. Ok, allora facciamo un patto. La prossima volta che ti porto sulla barca invitati anche me. Allora ci stai? Non ci sarà una prossima volta. Ho detto a Masahiro che tra noi è finita. Che cosa? Ma perché? Avete litigato? Rina, che cosa è successo? Scusate, sono stanca, vado a letto. Buonanotte. Va bene. A domani. Non riesco proprio a capire.
stamattina era così contenta. Può darsi che sia un po' confusa perché non sa cosa l'aspetta in futuro. La capisco. Ma per quale motivo farlo soffrire così? Un giorno dovremo lasciarli per tornare in mare. Non c'è concesso di innamorarci. Sì, lo so, ma non doveva piantarlo in asso con tanto anticipo. Se ne pentirà amaramente. Guarda che non si trovano dietro l'angolo proprietari di yacht. No, aspetta un attimo. Credo che il problema sia un altro adesso, non ti pare? Perdonami. Masahiro. Aspetta, volevo solo dirti che io amo questo posto. E speravo... Ecco, mi piacerebbe tanto poterlo condividere con te. Per la verità, questo è anche il mio posto preferito, sai? Eh? Sono contenta che abbiamo questa passione comune. È bello, non trovi? È grandioso. Un giorno o l'altro dovrò lasciare questa città per tornare nell'oceano. Il destino. Ragazzi che hanno partecipato al concerto sono tutti sani e salvi. Poteva andare molto peggio. Oh no! No, attento! Masahiro! No, Rina! Cosa? Sei stata tu a salvarmi, non è vero? Che cos'hai, Irina? Perché stai piangendo? È stato orribile. Per un attimo ho avuto paura di perderti per sempre. Adesso lo so, non posso stare senza di te. Va tutto bene. Voi, magica musica dentro di noi. La nostra forza è la energia. Meno male! Mi spiegate che cosa sta succedendo? È stata Alala a fare questo disastro! Vinceremo con la forza che nel mare troverai. C'è il sole che crea il colore del giorno che comincia già. Non ci arrendiamo, insieme lottiamo, nessuno ci sconfiggerà. Cantiamo questa canzone per voi. Magica musica dentro di
Voce di perla blu! Ha! Voce di perla verde! Sapevo che sareste arrivate, principesse sirene. Questa volta il mio magnifico piano ha funzionato. Come hai osato mettere in pericolo la vita di tante persone solo per arrivare a noi? Ti daremo una bella lezione, vedrai. Aspettavi forse che noi saremmo rimaste in un angolo a guardare? Spegni quella sfera, muoviti! Vuoi dire questa? Oh, mi dispiace, ma una volta che si accende continua ad emettere luce finché non ha esaurito tutta la sua potente carica. Ragazzi che hanno partecipato al concerto sono tutti sani e salvi. Poteva andare molto peggio. Oh no! No, attento! Oh! No! Masahiro! No, Rina! Cosa? Sei stata tu a salvarmi, non è vero? Che cos'hai, Irina? Perché stai piangendo? È stato orribile. Per un attimo ho avuto paura di perderti per sempre. Adesso lo so, non posso...